Nonostante il tempo non sia proprio estivo, come ormai consuetudine, a dicembre l'AOT, Associazione Operatori Turistici di Grottammare, si prepara all'estate seguente. Due le mosse programmate per migliorare sia la promozione della perla dell'Adriatico che l'accoglienza dei villeggianti. La prima è un rinnovato catalogo con due nuove pagine dedicate ai percorsi ciclabili e ai musei. Ora, come tutti gli anni, l'AOT è pronta nel mese di dicembre con il nuovo materiale, con il nuovo catalogo, l'offerta turistica per la prossima estate. Il catalogo AOT Grottammare, che quest'anno si era arricchito di due pagine in più che parlano del territorio, in particolare una che parla dei musei della Riviera, e, come si può vedere, i musei di Grottammare e di San Benedetto, e un'altra pagina molto interessante sulle piste ciclabili, la Riviera ciclabile che l'abbiamo chiamata. Ma sconti e promozioni per i musei si potranno ottenere con la Grottammare Card, una tessera per turisti che sarà distribuita nel corso della prossima estate. Prodotto che ci serve non solo per la promozione, ma soprattutto per l'accoglienza, integrandola con gli esercizi commerciali. Cerchiamo di creare delle convenzioni con gli esercenti del commercio per poi offrire un prodotto al turista di cui può godere durante il loro soggiorno. Verranno riconosciuti degli sconti, noi faremo pubblicità a questi esercizi commerciali, quindi cerchiamo di interagire turismo e commercio, ma non solo, anche con la cultura, da qui il discorso dei musei. I musei per i quali noi creeremo appunto dei pacchetti che permetteranno di visitare i musei, di avere dei soggiorni agevolati.